A noi cristiani ogni tanto ci piace fare gli sborroni con certi concetti tipo la Trinità. Trinità. Quando l'altro sente parlare di Trinità, gli vengono i brividi. Ti brivida, ma dimmi. Perché è un concetto molto alto, troppo alto. Eppure il dogma trinitario è molto semplice. Una natura, tre persone. Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma di che stiamo parlando? Praticamente stiamo parlando di una famiglia. C'è un padre che genera un figlio e questi due si vogliono tanto bene con un amore che si chiama Spirito Santo. Il problema è che questa famiglia è tutta divina, unica natura. Quindi è lontana anni luce dalla nostra umanità. La Trinità sta lassù. Noi stiamo qua giù. Invece, a un certo punto, queste tre persone divine si sono riunite. Decidono di avvicinarsi all'uomo. Infatti, il Vangelo di Giovanni dice che una delle tre persone, il figlio, decide di incarnarsi in un essere umano. Dio ha inviato il suo unico figlio nel mondo. Quindi il figlio fa le cose nostre. Viene concepito. Ma com'è possibile? Fa 9 mesi di gravidanza, a un certo punto nasce, cresce, impara a camminare, a leggere, a scrivere. Fra tutte le genti voi sarete benedetti. Fa quello che facciamo noi. Mangia, beve, dorme, sorride, piange, soffre, muore, risorge. Tutto quello che facciamo noi lo fa. Aspetta, ma noi non possiamo risorgere. È precisamente quel che temevo. E invece possiamo farlo anche noi da quando lo ha fatto lui, Gesù. Perché questa famiglia a un certo punto non decide solo di avvicinarsi all'uomo, ma decide di adottare l'umanità intera. San Paolo dirà che siamo figli adottivi e infatti abbiamo un padre, che è quello celeste, abbiamo un fratello maggiore che è Gesù e abbiamo tanti fratelli che si vogliono bene tramite lo Spirito Santo. Quindi questa Trinità non è così lontana. Il Vangelo di Giovanni dice anche: Chiunque avrà fede in lui non perirà, ma vivrà in eterno. quindi chi crede si salva, risorge, non muore più, ha la vita eterna. Ma chi non crede, si condanna da solo, eh? Perché lui, la sua famiglia, l'ha avvicinata. Adesso siamo noi che non dobbiamo allontanarci. Ricorda, della Trinità sei figlio adottivo.